Si intitola Il mare, il porto e le sue genti, la mostra allestita all'interno della sede dell'Associazione Il Ridosso in via Puccini 22 in zona Lido a Fano. L'appuntamento, organizzato da Porto Futuro, ha come punto focale quello di portare il fanese o anche il singolo curioso alla scoperta della storia della marineria fanese. A curare nei dettagli la mostra ex marinai ed ex pescatori, o comunemente chiamati i lupi di mare. Il Ridosso è un'associazione nata nel 1999, allora per aiutare i bambini di Chernobyl. Poi siamo passati ad aiutare i marinai bisognosi. È proprio in quel contesto che abbiamo cominciato a raccogliere le testimonianze di questi marinai. Abbiamo delle foto, dei documenti dimostrano l'excursus della realizzazione di quello che è il porto di oggi, quindi immagini del 1200, quando c'era già il canale, però non c'era il porto, fino al momento della costruzione della darsena borghese e poi all'ampliamento del porto negli anni 90, quando fu realizzata il porto turistico insieme al porto peschereccio che noi abbiamo, e poi sono stati successivamente riposizionati anche i quadri, i veri trabucchi. Un viaggio attraverso la vita marinara d'un tempo, le attività della pesca e le attrezzature usate in quell'epoca come reti e cesti, e poi non manca l'amore e la passione per il mare e per il proprio lavoro. Dobbiamo far capire a quelli, ai cittadini, alle persone che studiano la storia della marineria, qual è e da dove noi siamo venuti, per far capire perché siamo andati in quella direzione. Ma non solo, anche modellini di imbarcazioni, quadri, fotografie esclusive della zona e stampe raffiguranti famiglie originarie del porto. Le reti venivano fatte a mano una volta, fino quasi a metà anni 50 del Novecento. Questa è la famosa linguetta, questa di legno, anche questa era fatta di legno, veniva fatta artigianalmente, serviva per riempita con del filo di canapa ai tempi, e serviva per le reti. Poi abbiamo anche qualcosa di attrezzatura navale, abbiamo delle attrezzature dei famosi calafati o artigiani e costruttori navali, e cerchiamo di non far dimenticare questa importantissima cultura marinara. La mostra permanente è ad ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione scrivendo ai contatti social di Porto Futuro oppure a questo indirizzo email. Questo progetto nasce dalla voglia delle entrambe associazioni di riportare le persone di Fano a far conoscere il porto, a far conoscere la storia del porto di Fano. Questo avverrà attraverso diversi sottoprogetti, tra cui anche l'incontro di oggi con l'associazione Ridosso. Dopo questo ci saranno anche tanti altri progetti che ovviamente prevederanno l'insieme di dei giovani con gli adulti. Quindi faremo un prossimo incontro dove ci saranno i bambini, il consiglio dei bambini di Fano, del comune di Fano, e li metteremo insieme alle associazioni di categoria, alle associazioni come il Ridosso, di modo che da questa unione avremo tante idee da portare avanti nei prossimi progetti.